Per la prima del 2024 la Serie A propone un giro di boa da brividi in zona Champions League. Il Milan ha ricominciato a correre, la Fiorentina resisterà, la favola Bologna pare affievolirsi, Napoli è ferma e Sarri invece ruggisce di nuovo. E allora cosa vogliono fare da grandi? Bergamo e la capitale per l'ultima giornata d'andata, la 19esima in calendario, dallo Stadio Olimpico. Ecco Roma-Atalanta. Errore di Miranchuk, passa la palla a Lukaku al limite dell'area, Lukaku per Dybala, palla ancora dentro a Lukaku, l'uscita di Carnesecchi, coraggiosissimo, lascia lì il piede Lukaku, si fa male e Carnesecchi, grande occasione per la Roma, uscita di coraggio puro sui piedi del belga di Carnesecchi, su una grande sciocchezza di Miranchuk, linea a voi. L'Atalanta è passata in vantaggio, intervengo dallo Stadio Olimpico alla prima occasione, al primo cross verso l'area di rigore, dalla destra dovrebbe essere stato l'inserimento di Cobb Mainers con la testa, è andato a svettare al centro dell'area di rigore, ha trovato il gol del vantaggio, sì è Cobb Mainers, il cross dalla destra di Miranchuk, troppo facile per il 59 bergamasco rientrare sul sinistro, pennellare un cross di gran precisione, stacco portentoso di Cobb Mainers, palla imparabile per Rui Patricio e alla prima occasione all'ottavo minuto allo Stadio Olimpico passa l'Atalanta, ha segnato Cobb Mainers, linea a voi. Gran recupero di Pellegrini, Lukaku contro i piedi di Carnesecchi, aveva recuperato altissimo il pallone Gianluca Mancini ed era riuscito poi con l'assist automatico a Lukaku in area di rigore, non ci ha pensato su due volte, tiro col destro, Carnesecchi para sulla figura, permaniamo a commento per il tentativo poi da corner che arriverà da parte di Paolo Dybala, sinistro a rientrare rispetto al palo alla sinistra di Carnesecchi, gran mucchio in area di rigore, il pallone è raso terra, respinto fuori dalla difesa dell'Atalanta, potrebbe riabbozzare il cross Karsdorp che invece la ridà Dybala, altro cross basso, deviato da Ederson, gran parata di Carnesecchi che evita l'autogol, doppia buona occasione per la Roma, ma al 21esimo continua ad essere in vantaggio l'Atalanta, linea a voi. De Ketelaere, Rui Patricio con un miracolo su Charles De Ketelaere, in uscita Rui Patricio salva la sua porta, era andata verticalmente parlando in maniera perfetta l'Atalanta, anche se un po' a fari spenti il pallone lo aveva la Roma che poi l'ha malamente perso in zona mediana, non ci hanno pensato su due volte, De Ketelaere che se ne va, tiene fisicamente dopo l'errore in fase di impostazione della Roma e calcia su Rui Patricio, c'è Cristante che si era addormentato sul pallone, Scavino, De Ketelaere, Rui Patricio col corpo la manda in calcio d'angolo, seguiamo al volo anche l'evoluzione del corner col sinistro ad uscire che arriva nel mucchio ed è messo fuori da Lukaku, grande occasione anche per l'Atalanta per raddoppiare pochi istanti fa, linea a voi. Sì, è tornato un pochino nell'ombra negli ultimi minuti, pare un po' nascosto nel traffico centrale della mediana atalantina, meglio quando si allargava a destra nei primissimi minuti, ora è un po' difficile trovarlo perché spesso poi quando la Roma va sulla verticale va a cercare Lukaku, come in questo caso è costretto Carnesecchi ad uscire ben fuori dalla sua area di rigore. Vediamo perché adesso si è riportato in posizione più centrale, pare un 3-4-2-1 quello della Roma con due trequartisti molto però accentrati e vicini a Lukaku, manca però il poter propellere sulla fascia, l'esempio è l'azione che si è appena conclusa, l'Atalanta ripartirà con rimessa dal fondo, Zalewski ma lo stesso dall'altro lato Karsdorp non hanno mai qualcuno con cui duettare, qualche 3-5-2 in questi ultimi anni, oramai l'ho visto, l'abbiamo visto in Serie A e non solo, una caratteristica è quella che l'esterno, il quinto, deve avere almeno o la punta o una mezzala che gli dia poi tempi di inserimento per la sovrapposizione, Zalewski e Karsdorp spesso devono fare il recupero della palla, l'autolancio eppure poi quell'ultimo anfratto nei pressi dell'area di rigore, arrivano al lato corto dell'area di rigore iper spompati, prima Zalewski su una bellissima apertura di sinistro di Dybala è arrivato con la fatica di chi era all'interno del centesimo minuto della finale di un mondiale, invece siamo adesso alla mezz'ora, quindi c'è qualcosa proprio nella genesi del gioco della Roma che a volte crea tanta superiorità in alcune zone del campo, tipo questa
porta centrale, dove Dybala dà la palla a Pellegrini, palla di ritorno a Dybala, mischia poi i difensori dell'Atalanta con un doppio rimpallo, riescono a lasciarla tra le braccia di Carnesecchi. Non è una bella Roma, ma al 33esimo minuto è l'ennesima occasione fallita dai giallorossi. Resta in vantaggio la Dea allo Stadio Olimpico. Linea a voi. Zaleschi, la porta è vuota, il salvataggio sulla linea, clamoroso sull'intervento. C'è un giocatore della Roma che è rimasto a terra tutto fermo, alla fine per fuori gioco è successo di tutto. Palla lunga, Carnesecchi esce come Superman al vertice destro dell'area di rigore di pugno per anticipare Lukaku. Zaleschi quindi lo vede fuori dai pali, va al tentativo di Banfella che Carnesecchi tocca in qualche modo, poi sulla linea un altro tentativo di un giocatore della Roma, salvataggio a porta sguarnita di un difensore e dell'Atalanta, ma in questo caso si trattava probabilmente di fuorigioco perché il portiere era fuori dai pali e c'è Karsdorp che nel frattempo dovrebbe essersi stirato nel tentativo di fare il gol dell'1-1. Si sta toccando all'altezza della coscia o dell'anca e vediamo dalla riproposizione in replay la palla sì per Lukaku. Carnesecchi esce col pugno sinistro, poi Zaleschi la rigioca, Carnesecchi mezza parata, si fa male molto probabilmente da solo nel tentativo di dare la zampata decisiva. Vediamo, no, c'è un calcio sul quadricipite di Ruggeri. Calcio sul quadricipite di Ruggeri su Karsdorp. Vediamo che cosa decide Aureliano dalla sezione di Bologna. È VAR, Aureliano viene richiamato al VAR, scusate se riprendo la linea in questi febbrili minuti, ma viene richiamato al check. Sembrava strano che Karsdorp si fosse stirato, anche se il tentativo era sì in estirata di andare con la suola e col piede destro, ma è un calcionetto, praticamente un passo in volo di Ruggeri sul quadricipite di Karsdorp, somiglia al fallo però di reazione con cui è stato buttato fuori Politano durante Roma-Napoli. Non dovrebbe esserci nemmeno nessun dubbio alla revisione del VAR, infatti Aureliano l'ha già terminata, era stato richiamato da Di Paolo e Longo, si sta ora recando di nuovo verso il terreno di gioco. Vediamo Aureliano che fa segno VAR e da calcio di rigore alla Roma, calcio di rigore alla Roma. Non c'era assolutamente quel fuorigioco di cui vi stavo parlando, si trattava di gioco pericoloso. Ora cartellino giallo anche in questo caso per Ruggeri e c'è Dybala che ha già messo il pallone sul dischetto. Così è con Dybala che posiziona il pallone sul dischetto. Aureliano fa sostare tutti i giocatori della Roma e dell'Atalanta al limite dell'area di rigore. Siamo sotto curva nord, siamo all'altezza del 38esimo e parte Dybala col sinistro e spiazza Carnesecchi per il pareggio della Roma. Meritato per quanto si è visto nel primo tempo da un'incursione prima di Lukaku e poi di Karsdorp. La freddezza dal dischetto della Hoja. Ed è l'1-1 della Roma al 39esimo. Gran parata di Carnesecchi sul tentativo proprio di Wilson. Era stato lui sul secondo palo a sbucare sul calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini, che chiama e prende ora il sostegno della sua gente. Scusate, non calcio d'angolo ma calcio di punizione battuto dalla tre quarti. È arrivato con la zampata all'altezza del secondo palo, molto bravo Carnesecchi all'altezza del suo primo palo a dire di no. Ora si fa un giro dalla bandierina Lorenzo Pellegrini sotto curva sud, destro a rientrare, basso e indietro, battuto strano, poi Dybala in rovesciata. Gran coordinazione, applausi dell'Olimpico, ma palla larga di mezzo metro. Gara divertente, linea a voi. Karsdorp di petto, Dybala! Carnesecchi sul suo palo a dire di no. Stavolta bene Karsdorp, incuneatosi in area di rigore dalla destra. Dal centro si è trovato a dare un assist come si faceva alla tedesca da bambini, di spalletta a Dybala che non ci ha pensato un attimo, ha calciato col sinistro, ma ancora Carnesecchi fa del posizionamento preventivo la sua qualità principale. Corner di Dybala altissimo, spiova addirittura in zona Pellegrini sul secondo palo. Pellegrini la rigioca verso Wilson, la sponda, l'Atalanta in qualche modo la mette fuori e riesce ad alleggerire su Miranchuk. Linea a voi. Attenzione a Spinazzola, lanciato da Bove, Spinazzola entra in area, palla a Lukaku che alza sulla traversa la palla a rimorchio di Spinazzola ed era fuori gioco secondo il secondo assistente. Vediamo, aveva la bandierina alzata, no, non crediamo, era tutto regolare in questo caso, era tutto regolare. Lukaku col pallone sia a rimorchio
ma lo spara altissimo, malamente coordinato a centro area. Colossale occasione per la Roma, forse la migliore in questo secondo tempo, a 10 dal termine, ma Lukaku perdona carne secchi. Si resta 1-1, linea a voi. E De Ron, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare il pallone. Sì, è stato De Ron stesso, che però furbescamente provava a tenersi la sfera. Salutiamo nel frattempo Emanuele Giareste, direttore di Soccer Magazine. Lo ritroveremo poi per il derby del mercoledì, lui che per evitare problemi riferiti al traffico se ne va. Traffico di cartellini invece sta per arrivare verso la panchina della Roma. Il cartellino ha il colore rosso ed è per José Mourinho, direttamente da parte di Aureliano, con Mourinho che dà le spalle ad Aureliano, un po' come faceva Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore di fronte all'imperatore Commodo, che allarga su Selic, difende bassissima l'Atalanta. Bove e Selic dialogano, si arrabbia Foti, sostituto di Mourinho, perché nessuno cerca la palla della preghiera. Ora Paredes, l'allargo verso Leonardo Spinazzola che se la porta sul sinistro, il cross dal fondo di Spinazzola sul secondo palo, Bove la rimette dentro nella gran mischia, emerge alla fine un giocatore dell'Atalanta con il liscio che è stato ancora una volta di Wilson. Pasalic porta il pallone lontano dal pericolo per la Dea, pallone che finisce direttamente in tribuna quando non c'è più tempo. Triplice fischio di Aureliano da Bologna, termina 1-1 Roma-Atalanta. Bella partita, meglio la Roma nella ripresa, squadre che invece si erano tutto sommato equivalse nel primo tempo fanno la differenza. I gol sbagliati di fronte a carne secchi da Romelu Lukaku e qualche compagno di squadra, menzione d'onore comunque per un gran bel portiere giovane. Abbiamo visto una sfida appassionante e giocata con tutto quello che avevano da buttare in campo Gasperini e Mourinho, che proveranno così ad animare la lotta Champions anche per il girone di ritorno. Per quanto concerne il girone d'andata, termina tutto qui. Roma che non modifica la sua posizione in classifica, così come la Dea Bergamasca e la linea con Roma e Atalanta che hanno pareggiato 1-1, gol di Kobmeiners all'ottavo minuto e pareggio di Paolo Dybala al 39esimo su calcio di rigore. Direttamente a voi studio.